Pane al pane, pane al pane, pane al pane. Buonasera, buonasera amici, ben ritrovati insieme a Laura Costa, Pane al pane fino alle 20, 0268 8 4230 per intervenire in diretta. Grazie anche agli amici che ci seguono non solo in radio ma anche in radiovisione su Telenova canale 14, Telesubalpina Piemonte 16 del digitale terrestre e Lombardia Channel 615. Grazie a tutti. Allora, benvenuti anche ai miei ospiti di questa prima ora, Onorio Rosati, PD, Regione Lombardia, buonasera, ben ritrovato. Grazie. E grazie anche ad Andrea Fiasconaro, Movimento 5 Stelle, buonasera. Regione Lombardia. Allora, partiamo come di consueto dalle notizie del giorno, e ce ne sono, con la voce da Lettera 43 di Dario Colombo. Buonasera Dario. Buonasera Laura, buonasera a tutti. Eccoci qua, chiedo a te da dove vuoi cominciare, se vuoi andare verso il Veneto, se vuoi andare verso Berlusconi, se vuoi andare da Renzi, perché insomma ce n'è per tutti i gusti oggi. Guarda, sicuramente, per quanto riguarda il capitolo Renzi, diciamo che sulle riforme si sta trattando, anche perché diciamo quasi tutti vogliono evitare il voto. Ovviamente chiedono, come Forza Italia, ma anche la minoranza PD, ottenere qualcosa rispetto alle idee di Renzi. Partiamo da Forza Italia, per esempio, che Berlusconi ha chiesto la riforma della giustizia, e ricordiamo anche, come dicevamo l'altro giorno, il voto prima sull'Italicum rispetto alla riforma del Senato. Però anche la minoranza PD ha qualcosina da recriminare nei confronti del Premier. Quindi insomma, diciamo che si va avanti, però si va avanti in modo abbastanza lento, anche perché pensiamo alla riforma del Senato, su cui insomma dovremmo aspettare più o meno un anno e mezzo, almeno così ha detto ieri Renzi. E certo, quindi diciamo che i tempi non sono proprio quelli dei mesi. C'è tempo per trattare, insomma. Ecco, se non lo batti ci tratti, questo è il titolo che avete deciso di dare proprio in riferimento a questo assunto che tu hai appena descritto. Io salterei direttamente all'argomento che insomma oggi ha un po' turbato questi arresti, un po' trasversali, alcuni... hanno toccato anche degli ospiti che spesso erano qui in studio da noi, secessionisti arrestati e per paura dei veneti che farsa, il carro armato era un trattore. Insomma, lo Stato contro i patrioti, e Salvini replica immediatamente: lo Stato non ci fa paura rispetto ai secessionisti. Tutto da verificare, però insomma non è stata proprio una tirata di orecchie, arresti, Quindi, no, anche perché insomma le accuse sono pesanti, terrorismo, e certo, iniziative anche violente, quindi per ottenere, come dicevi, l'indipendenza del Veneto. Salvini ha definito l'accaduto addirittura come una follia, cioè questi arresti. C'è però da registrare questo vento secessionista che non riguarda solo paesi dell'est, quindi pensiamo alla Crimea, però anche il nostro paese continua questa volontà di volersi staccare da Roma. Anche Lombardia, alcuni giorni fa si era parlato di un referendum, che ovviamente stiamo parlando in modo assolutamente regolare, almeno quello di cui aveva parlato Salvini, per staccarsi dallo Stato centrale. Certo. In questo momento in cui insomma, stiamo alla vigilia del voto per l'Unione Europea, è sicuramente un messaggio molto importante questa continua volontà di staccarsi o di cercare l'indipendenza. Poi il Veneto insomma è una delle regioni che fa da traino al nostro paese, quindi se mai si dovesse veramente separare, cosa che almeno allo stato attuale la vedo piuttosto difficile, certo, però sarebbe un durissimo colpo per un paese che sta cercando di rialzarsi. I dati anche oggi che abbiamo pubblicato sono sicuramente preoccupanti. Sicuramente. E mentre oggi si è parlato tanto anche della legge sulla clandestinità, non è più reato, e quindi lo ostruzionismo della Lega contro appunto questo percorso, che viene da una legge che era targata Bossi-Fini, insomma, per cui anche qui tanto da rivedere, tanto di cui si discuterà. E poi l'altro aspetto ci riporta Forza Italia, dove dopo tanto parlare è ufficiale: sul simbolo di Forza Italia per le europee ci sarà il nome di Berlusconi, o solo il nome o una delle figlie, questo non si sa. Però diciamo che noi proprio da questi microfoni ne avevamo parlato con l'onorevole Centemero e diceva ci sarà il nome, e il dubbio era appunto
questo, il dubbio è rimasto, mi sembra di capire. Il dubbio è rimasto anche perché diciamo che l'indiziata numero uno è Barbara, che a domanda diretta non ha risposto. Quindi visto che Marina e Pier Silvio hanno già declinato l'invito a candidarsi alle europee, quindi potrebbe essere lei a fare da traino, insomma, per il partito che sappiamo perfettamente che giocarsi il nome di Berlusconi all'interno del simbolo ha una grandissima valenza, un grandissimo impatto. Nel frattempo Berlusconi sta continuando la sua campagna elettorale puntando sugli over 60, over 65 e ha rispolverato dopo questo vantaggi per gli animalisti, quindi proprietari di cani e gatti e altri animali domestici, il claim è più dentiere per tutti, insomma, in qualche modo signora, una nuova proposta. E certo, e anche questo può funzionare, insomma, ognuno cerca di attirare il suo presunto elettorato o i nuovi dubbiosi con in modo diverso. Grazie. Perché gli anziani, guarda, dico solo questo, gli anziani sono effettivamente molto in difficoltà con le pensioni, i dati Istat lo confermano. Ah no, non c'è dubbio, non c'è dubbio, è sicuramente una necessità. Va bene, io ringrazio Dario Colombo, tante sono le notizie, anche compreso quello del decreto di legge sulle carceri, abolito il reato di clandestinità, vi invitiamo per saperne di più a visitare il sito lettera43.it. Grazie Dario Colombo, grazie alla redazione. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Allora, ripartiamo da queste notizie, compreso questa abolizione del reato di clandestinità, e poi torniamo a parlare nella nostra regione, visto che abbiamo qui l'opportunità di avere due consiglieri regionali. Allora, partiamo da Rosati, insomma, in questa carrellata, sì, così, perfetto, che è direzionale. Andrea ci dà la conferma dalla regia, se il microfono va bene. Prego, Rosati. Ma intanto queste notizie degli arresti ecco, sono esatto. Molto preoccupanti, inquietanti, perché innanzitutto per il significato in sé, il messaggio che lanciano in una situazione di grosse difficoltà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, c'è il rischio anche di mettere in moto un fattore imitativo che è molto preoccupante, anche perché al di là poi dei singoli profili delle persone arrestate sulle quali poi la magistratura indagherà, e ancora naturalmente partiamo dal presupposto che tutte le responsabilità sono ancora da accertare, però ci sono delle intercettazioni telefoniche nell'ambito delle quali espressamente parlano di produrre un clima di terrore in mezzo alla gente con una serie di azioni emblematiche. Peraltro alcuni di questi erano già stati anche fautori della precedente, di quella precedente azione dimostrativa, certo, che è stata fatta in piazza San Marco a Venezia. È un episodio che non va assolutamente banalizzato, non va eccessivamente enfatizzato, ma è un segnale molto serio di quello che potrebbe succedere se la politica non è in grado di dare risposte ai tanti problemi che oggi si registrano soprattutto in alcune aree del nostro territorio. Quindi anche questo è un segnale, sicuramente. Anche questo è un segnale, una risposta sbagliata, ma è un segnale che io non sottovaluterei. Certo, come voi ne avete avuto modo di parlare, Fiasconaro, come Movimento 5 Stelle, vi siete confrontati, qual è la sua opinione? Ma io devo dire che su questo tema, come dire, ho qualche conoscenza perché incidentalmente sono stato invitato a Mantova, nella mia città, e poi anche in un'altra occasione, a degli eventi organizzati non da queste persone evidentemente, ma da una serie di associazioni che ruotano intorno sia in Lombardia che in Veneto a quest'idea di secessione, ma più che altro di indipendenza. E io sono andato a questi incontri per capire di più, conoscere. E quello che ho sempre detto è, loro proponevano, alcune di queste associazioni propongono, poi sono state anche formalizzate queste proposte, soprattutto in Veneto, propongono un referendum. E da questo punto di vista io mi sono sentito di dire ragioniamoci, nel senso poniamolo come una questione su cui interpellare i cittadini, evidentemente. Queste sono, se non li interpelliamo su queste questioni, certo, su cosa li interpelliamo? E quindi parliamone, ma parliamone nel senso consultiamo i cittadini e vediamo cosa dicono loro e qual è il loro pensiero, perché su queste cose non si può scherzare, non si può fare propaganda politica, sono cose serie. Decisioni di pancia, impulsive e violente assolutamente sono
ovviamente da contrastare e allontanare con tutte le forze. Quindi credo che questi episodi che sono avvenuti oggi sono assolutamente ovviamente da condannare e non aiutano una discussione su questo tema. Ecco, se vogliamo intavolare una discussione su questo tema, il modo peggiore per farlo era questo. È questo tipo di percorso. Torniamo invece a quello che sarà lo scenario prossimo di questo confronto anche sulle europee, così poi torniamo, come dicevamo, a parlare di casa nostra e rispunta il nome di Berlusconi nel simbolo, mentre il PD procede. Avevano parlato del nome anche di Renzi qualche giorno fa, ma poi è finita lì, e mentre invece Grillo è in giro con il suo spettacolo. Lo chiamiamo tour, no? Beh, io lo chiamerei spettacolo perché è un spettacolo. Perché questo è, no? Esatto. Non si parla in solo cui... di Europa, si parla di tante sì, cose però, che lui diciamo ha sempre che... fatto. Come certo, Grillo certo, però fatto. È anche un modo per partire verso le europee. Partiamo da Fiasconaro e poi torniamo a Rosati. Sì, prego. Sì, no, è un modo per partire verso le europee, ma in realtà è uno spettacolo che Beppe Grillo, che ricalca, diciamo, gli spettacoli che Beppe Grillo ha sempre fatto. Infatti si paga il biglietto e si va a vederlo. Si certo, parla di tante una cose. Una volta non c'era il Movimento 5 Stelle. Una volta non c'era il Movimento 5 Stelle, ma Beppe Grillo era sempre Beppe Grillo. Ecco, no, sempre... ma anzi, certo, no, non c'è dubbio. E... non è che una cosa lui non possa più fare i suoi spettacoli, ci mancherebbe assolutamente. Altro. Assolutamente. Ma quello che volevo dire era che sì, questo è un... cioè nel senso parte. Che prima si scherzava su Berlusconi e le dentiere, ognuno usa quello che ha, insomma, certo. per promuovere giustamente. Non siamo agli stessi livelli, ecco. No, dice no, perché no, è uno strumento diverso sì, dalla sì. politica andare in teatro, no? Nel senso è la sua capacità di sempre, lui così è nato. Sì, certo. Sì, ma lui sta facendo il suo, diciamo, tra virgolette, mestiere, anzi, senza virgolette. Certo. Ma quello che volevo dire importante è che questo non è il tour, si parla anche di Europa, ma il tour per l'Europa poi verrà fatto dai parlamentari. Ci sono state delle polemiche sui perlomeno arrivate ai quotidiani che sicuramente non hanno colto nel segno quello che era il vostro messaggio sulle scelte che è arrivato da web dei candidati. Ma su questo, voi siete sereni su questo? Beh, noi abbiamo applicato il criterio che abbiamo sempre applicato, sia per la scelta, io stesso sono stato scelto certo. così, e anche gli stessi parlamentari. E abbiamo applicato dei criteri di scelta, ovviamente tutto è perfettibile, però in qualche modo noi così abbiamo sempre fatto, e mi pare che in fondo adesso i risultati sono ancora parziali perché è ancora in atto, nel senso c'è stato il primo turno, adesso ci sarà il secondo turno. Io le chiedevo questo perché ovviamente essendo qui ai microfoni rispetto a quel di solito uno legge delle notizie, può smentire, può ampliare, può specificare, sì, può io fare credo quello che questo sia stato il nostro metodo e lo stiamo portando avanti questo, quindi al di là delle, come sono state dichiarate, improbabili candidature, voi dite ma ce n'erano di improbabili, parecchio improbabili, però gli attivisti hanno saputo scegliere o sapranno scegliere valutando, anche perché ci sono i curriculum, i video, insomma si capisce chi sono le persone. Ok, anche qualcuno all'interno del movimento aveva detto così si snatura il movimento, no? Io non penso, non credo. Non credo, perfetto. Rosati, verso le europee, un PD... Beh, noi ci giochiamo noi, l'Europa si gioca una partita molto importante, perché sì. non solo noi ci auguriamo che il nuovo Parlamento europeo che uscirà fuori dalle elezioni veda uno spostamento dell'asse politico verso il centro-sinistra e la sinistra europea, cosa che in questi anni purtroppo non si è registrato, con tutte le conseguenze anche delle politiche europee dal punto di vista restrittivo che sono sotto gli occhi di tutti e che pesanti effetti hanno avuto anche sull'economia nostra. Dall'altra parte, per la prima volta queste elezioni eleggono anche, quindi non solo si darà un voto a un partito, ma si esprimerà anche un voto di preferenza rispetto al Presidente della Commissione europea, che in questo caso, avendo certo. il Partito Democratico italiano aderito al Partito Socialista europeo, sarà Martin Schulz. Quindi diciamo che c'è una duplice competizione elettorale, uno scontro politico, diciamo, forte, che attraversa diversi paesi dell'Unione Europea. Da una parte tra il blocco che fa riferimento al Partito Socialista Europeo e quello che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, e dall'altra parte queste forze politiche contro quelle forze xenofobe e neopopuliste che purtroppo in Europa, soprattutto in Europa dell'Est, stanno crescendo. Ma devo dire che anche il voto francese a Marine certo. Le Pen è un segnale inquietante che non bisogna sottovalutare. Tra poco ci torniamo, devo dare la regia alla linea, alla regia per la pubblicità, di nuovo tra pochissimo in diretta. Pane al pane.
388-4230 per intervenire. Abbiamo al telefono, lo ringraziamo in collegamento, il senatore Gianmarco Centinaio, Lega Nord. Buonasera Centinaio. Buonasera a voi, buonasera. Grazie di essere con noi. Due domande d'obbligo rispetto alla giornata di oggi: questi arresti 24, per cui insomma non è uno scherzo, accuse pesantissime, terrorismo e fabbricazione di armi. L'altro passaggio, visto altrettanto importante, la reazione della Lega, lo ostruzionismo della Lega rispetto alla cancellazione del reato di clandestinità. Prego Centinaio, non voglio tenerla oltre. No, ma guardi, io le unirei tutte e due, le metterei insieme, sì, queste due cose, nel senso che da un lato ci troviamo sia al Senato che alla Camera questa maggioranza assurda che annulla il reato di immigrazione clandestina, che sforna e partorisce uno svuota carceri dietro l'altro, praticamente facendo arrabbiare praticamente tutti i cittadini che credono ancora in una giustizia, e dall'altro lato ci troviamo in Veneto che qualche settimana dopo il referendum dove era un referendum che è un referendum consultivo, è un referendum praticamente non ufficiale, non istituzionale, ma che ha dato determinati... Che ha dato un monitoraggio, insomma, certo. Certo. Appena si sentono e si vedono i risultati di questo referendum, partono subito questi arresti eccellenti. Io dico sinceramente che oggi come oggi avere anche un tagliaerba in garage comincia a diventare pericoloso, perché io ho visto la foto di quella sottospecie di carro armato come ce lo volevano far passare, e diciamo onestamente che anche qui in Senato colleghi non leghisti ridevano solamente per il fatto che qualcuno abbia pensato che quello potesse essere un carro armato. Quindi se si vuole tirare la corda, se si vuole ancora una volta farsi dimostrare che la magistratura è forte, soprattutto in Veneto, nel momento in cui si parla di indipendenza, si parla di autonomia, allora si mette in moto la magistratura, va bene, l'hanno fatto una volta ai tempi con Papalia, e lo vogliono rifare ancora. Dispiace, perché questa è una debolezza da parte dello Stato. Certo, chiarissima la sua posizione. Nei prossimi giorni sicuramente si dovrà comunque, al di là di tutto, dare conto anche di questo arresto, non fosse altro, alle persone che sono state fermate, e comunque in qualche modo si seguiranno gli eventi. Se c'è stata una esasperazione, fermo restando che tutto da verificare, perché le notizie sono freschissime, la Lega si affiancherà a questa situazione. Pur non essendo queste persone che sono certo state, non c'entrano niente con la Lega, anzi, assolutamente. Anzi, c'è da dire una cosa: sono usciti anche in malo modo, esatto, litigando. Un grandissimo dissenso, certo, no? Certo. Della Lega. La Lega si schiera dalla parte della possibilità di poter esprimere le proprie opinioni. E quindi domenica, insieme al nostro segretario federale, saremo a Verona a protestare ancora una volta insieme al popolo veneto, perché ancora una volta ci vogliono i magistrati per fermare la voglia di indipendenza dei veneti, almeno i lombardi, noi lombardi fossimo come loro. Grazie. Io dico soltanto una cosa: oggi mi sento veneto anch'io. Grazie al senatore Centinaio anche per la chiarezza delle sue affermazioni, di essere in diretta, quindi davvero una posizione chiara rispetto a queste notizie che ci sono arrivate. Grazie, buon lavoro, ci aggiorniamo. Grazie a voi. Salve. Ecco, rispetto a questo intervento, due domande. Parto da Fiasconaro rispetto a questa interpretazione. Non, come Movimento 5 Stelle, non vi sentite vicini rispetto a un modo comunque, tante volte siete stati affiancati alla Lega, come qui non si parla di Lega, si parla di arresti tutti da verificare, ci sono gravi accuse e ok, ma rispetto all'intervento di Centinaio più che agli arresti. Poi volevo anticipare la domanda anche di Rosati, così se volete intervenire 02688 4230. Il senatore ha dichiarato una maggioranza assurda a Camera e Senato, ha sentito, no? Per cui volevo chiedere un suo parere. Prego Fiasconaro. Ma sulle posizioni della Lega noi
siamo stati accomunati, cioè siamo stati vicino alla Lega come siamo stati vicino anche ad altri, perché sì, noi no, certo, ci confrontiamo nei contenuti, quindi se li condividiamo. Però diciamo che è più capitato anche adesso in questo percorso europeo, ci sono più affinità sicuramente con la Lega rispetto che... Ma io non la metterei proprio così, ecco, diciamo che noi abbiamo, anche noi chiediamo, cioè se chiedere un ripensamento sull'Europa e una riflessione profonda sull'Europa che è oggi significa essere accomunati alla Lega, allora sì, però tutto il resto mi pare ci siano delle differenze anche evidenti, come per esempio sono convinto che l'affermazione che la magistratura in questo modo abbia voluto dimostrare la sua forza, ecco, questo è quello che dice Berlusconi, sono le tesi che quindi da questo assolutamente da Berlusconi sono assolutamente contrario a questo tipo di visione. Come dicevo prima, queste associazioni, non queste persone, ma alcune associazioni che promuovono un referendum che però deve essere ovviamente non violento e pacifico e nei limiti della Costituzione e delle leggi, ce l'hanno morte con la Lega. Quindi credo che la Lega in questo periodo debba in tutti i modi recuperare consensi e recuperare i consensi persi. Quindi mi pare più un modo per cavalcare delle emozioni di pancia che poi si possono essere molto controproducenti. Certo. Rosati, una maggioranza assurda. Oggi il decreto di legge cancella il reato di clandestinità. Specifichiamo che il decreto legge è mirato alle pene alternative al carcere, contiene anche la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina. Oggi io sentivo un'intervista e si diceva chi parte da quei paesi non ha così chiaro il nostro ordinamento, no? Per cui che sia un deterrente per fermare i flussi, che qui ci sia o non ci sia reato, potrebbe essere superato. Per cui le chiedo un commento su questo, su questa maggioranza assurda di Camera e Senato che dichiarava centinaio, ma anche su questo decreto svuota pene alternative al carcere. Ma noi abbiamo sempre considerato questa maggioranza una maggioranza chiamata a fare una serie di riforme e naturalmente non un dato stabile dal punto di vista del sistema politico. Siamo in una fase di transizione del sistema politico italiano. Dentro questa fase di transizione, questa è una maggioranza eterogenea, composta da forze politiche che poi nella competizione europea saranno schierate su fronti contrapposti, che hanno insieme... La necessità è qui, oggi e ora. Hanno deciso di fare una serie di riforme, punto. Non è un governo, diciamo così, che rappresenta il completamento di una fase di transizione del sistema politico italiano. È dentro una fase di transizione nella quale la politica però non può chiamarsi fuori, anche perché con tutte le situazioni che il paese sta attraversando di enorme difficoltà dal punto di vista economico e sociale, sarebbe impensabile lasciare un paese senza governo e quindi senza una sua maggioranza. Detta poi da un rappresentante della Lega, che è una maggioranza assurda, vorrei ricordargli che non più tardi di ieri in consiglio regionale in Lombardia, dove il presidente di regione Lombardia è l'ex loro segretario Maroni, hai avuto un pezzo della maggioranza che ha deciso di non entrare in consiglio proprio per problemi interni tra di loro di cui i giornali hanno parlato, e quindi mi pare che anche forze politiche che tra di loro si considerano più affini poi alla fine si trovi in una condizione che di maggioranza assurda, tra virgolette, che dire assurdo la situazione di ieri e dire poco. Per quanto riguarda il reato di clandestinità, io sono sempre stato convinto che questo fosse la strada e che si sarebbe dovuto modificare la Bossi-Fini. È da tempo che l'ho detto, lo dissi anche quando a Milano, io allora ero segretario della Camera del Lavoro, pur riconoscendo tutti i problemi legati al tema ad esempio della sicurezza, i temi della clandestinità e quant'altro. C'era chi voleva introdurre per legge le cosiddette camicie verdi, che avrebbe dovuto fare le ronde nelle città lombarde. Devo dire che quindi poi la legge è perfettibile, so che ci sono delle critiche e quant'altro, però il principio che sempre deve sottintendere ad una legge penso che sia giusto, che come tale un percorso che va perseguito. Insomma, questa è la voce di Onorio Rosati, PD, consigliere regionale. Tra poco parleremo di quello che è avvenuto anche in Regione Lombardia, ma prima la linea passa alla nostra redazione, la voce di Filippo Colombo con tutti gli aggiornamenti.
Sì, grazie, buonasera Laura. Dicevano di voler instaurare un clima di terrore i secessionisti arrestati nell'operazione della Rossa dei Carabinieri e per farlo raccontavano di avere a disposizione un carro armato gigantesco. È Tiziano Lanza di Bovolone in provincia di Verona a parlarne al telefono in una conversazione intercettata. Lanza descrive il piano per l'occupazione di Piazza San Marco a Venezia. Se riusciamo ad andarci con un mezzo così gigantesco, dice, forse saremo in 800. Ben equipaggiati, con maschere antigas, qualcuno appostato con mitra e tutto. E quando l'azione sarà fatta, conclude l'uomo, sarà coordinata mezza Italia, perché lo faranno anche i piemontesi, lo faranno anche i sardi, ciascuno nel loro sistema, ma sarà sincronizzata con la nostra azione. E c'è anche Roberto Bernardelli, ex leghista, oggi presidente dell'Unione Padana, tra i 24 arrestati dell'inchiesta bresciana sui cosiddetti secessionisti veneti. Imprenditore nel settore alberghiero, Bernardelli per la Lega Nord era stato anche deputato e consigliere regionale in Lombardia. Degli arrestati, 22 sono finiti in carcere, compreso Bernardelli, mentre 2 sono ai domiciliari. Da un'inchiesta all'altra, il PM Tiziana Siciliano ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex direttore generale della sanità della Regione Lombardia, Carlo Lucchina, dell'ex assessore regionale Guido Boscagli, PDL, dell'ex capogruppo del PDL nel Consiglio regionale Paolo Valentini e di altri 8 imputati nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità negli appalti per la telemedicina in alcuni ospedali lombardi, tra cui quelli di Mantova e di Vimercate. Sono accusati a vario titolo di turbativa d'asta e corruzione. I legali dei 2 imputati oggi si sono accordati con il PM per il patteggiamento. Altre 2 persone hanno invece già patteggiato 2 anni nelle scorse udienze. Attimi di tensione questa mattina a Milano durante lo sgombero di uno stabile occupato da un gruppo di anarchici. 14 di loro sono stati accompagnati in questura e poco fa si è saputo che 4 sono stati trattenuti in stato di fermo. Tutto è successo intorno alle 8 stamattina, quando le forze dell'ordine si sono presentate in via Cola di Rienzo per sgomberare nuovamente il palazzo occupato da una 20 di persone che erano già state allontanate nel giugno scorso, ma che poi avevano rioccupato la struttura. 2 di loro sono saliti sul tetto ed è iniziato un fitto lancio di oggetti. Alla fine gli occupanti sono stati allontanati e altri, appunto, come dicevamo, portati in questura. È tutto per ora, Laura, te di nuovo la linea. Grazie, grazie alla nostra redazione, grazie alla voce di Filippo Colombo. E in collegamento Fulvia Colombini ci porta dritta dritta in Regione Lombardia. Buonasera Fulvia. Buonasera a voi. CGL Lombardia, allora, il requisito dei 5 anni di residenza non aiuta a combattere la povertà. Abbiamo chiuso prima del collegamento con la redazione col discorso della discussione oggi dell'abolizione del reato di clandestinità e ritorniamo a parlare di quelli che possono essere dei limiti che hanno poco senso rispetto a determinati punti di vista. Prendiamo dalla stampa della volontà di Regione Lombardia di inserire il requisito della residenza di 5 anni per poter usufruire di una serie di misure a sostegno della maternità. Prego Colombini. Sì, abbiamo preso una posizione contro questi 5 anni di residenzialità perché diciamo che con questa nuova giunta Maroni si stanno un po' rivedendo una serie di politiche sociali che sono destinate sostanzialmente a chi ha un basso reddito, alle persone povere, a chi è in difficoltà. Sono misure a sostegno della maternità col fondo Nasco, il fondo Cresco, sono misure che saranno anche varate per quanto riguarda l'accesso alla casa, il fondo sostegno affitti, sono misure anche su altre cose. Allora, noi abbiamo chiesto alla Regione Lombardia di fermarsi, di riflettere e di modificare queste cose. Se la motivazione è ovviamente sostenere i più deboli, coloro che sono in difficoltà, i requisiti sono il reddito, il contesto sociale e la necessità. 5 anni di residenzialità in Regione Lombardia francamente ci sembrano discriminatori. Quindi, dire, non è che possiamo sempre far rientrare dalla finestra quello che esce dalla porta. Bene risolvere il tema della clandestinità e non farla diventare più reato.
un piccolo passo avanti era stato fatto rispetto a misure che erano state varate precedentemente, su cui sempre a sostegno, come per esempio il bonus bebè, su cui la regione chiedeva addirittura il requisito della cittadinanza italiana. Certo. Lì come CGL abbiamo fatto un ricorso al TAR, l'abbiamo vinto, il tema della cittadinanza sembra caduto. Quindi oggi state vigilando invece su questo altro requisito e richiesto. Quindi, voglio dire, 5 anni di residenzialità veramente sono un periodo eccessivamente lungo, insomma, quindi se la Regione Lombardia vuole varare una serie di misure sociali, e in particolare quelle della maternità, mi faccia dire anche questo, non devono essere legate al fatto che la donna deve dichiarare di voler rinunciare a interrompere la gravidanza. Beh, devono essere legate ai fattori sociali, ai fattori di reddito, così. Quindi come CGL noi ci siamo espressi in questo modo e andremo a parlare con i vari... Adesso continueremo a parlarne di questo tema, perché abbiamo in studio 2 consiglieri regionali. Ringraziamo Fulvia Colombini e buon lavoro, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi e grazie dell'invito. Grazie. Vero è che rispetto al fatto della dichiarazione, perché non vorrei ci fosse un fraintendimento, alla dichiarazione di volere di rinunciare ai bambini, insomma di abortire perché non avere i fondi, sono aiuti che nascevano in quella direzione, i fondi NASCO, ne parlavamo l'altro giorno con Carugo di Forza del Nuovo Centrodestra, proprio per essere chiari. Come possiamo riprendere questo discorso che Colombini ha fatto, Rosati, specificatamente su questo requisito di residenza, e ampliarlo a quello che sempre Colombini diceva, questa giunta, questa maggioranza, comunque questo lavoro in regione non sta muovendosi bene, al di là dei tagli, su quello che è il welfare e le necessità. Beh, sicuramente l'introduzione dei 5 anni per accedere a queste forme di sostegno alla donna in una fase molto particolare, stiamo parlando di una donna che è in uno stato di gravidanza e che sta decidendo anche in ragione del proprio reddito, della propria condizione reddituale, che cosa fare del bambino. Del tutto evidente che il fatto che ci sia un sostegno e che questo sostegno vada laddove c'è il bisogno, e che molto spesso questo bisogno sia legato a quelle fasce di reddito più basse, nelle quali ci sono sicuramente più donne straniere che non donne, diciamo così, di nazionalità italiana, introdurre l'obbligo dei 5 anni di residenza per poter accedere è un elemento di forte discriminazione. Dico che è un elemento di forte discriminazione perché poi lo si vede anche dai dati, nel senso che rischia di svolgere una funzione di forte deterrenza rispetto poi all'obiettivo, che è quello di convincere una donna a partorire, a portare a termine la gravidanza, e poi quello di aiutare nei 18 mesi successivi alla gravidanza, aiutare con un sostegno di 250 euro al mese. Nel dettaglio ne abbiamo parlato. Quindi, però questo, io... quindi mi pare che questo sia sicuramente un elemento di propaganda, un elemento che è particolarmente odioso in ragione anche degli effetti diretti, perché qui non si tratta, per intenderci, di assegnare una casa di edilizia residenziale pubblica, qui si tratta di mettere una donna povera nelle condizioni di decidere se interrompere o meno la gravidanza. Quindi mi pare che sia una cosa di una dimensione e di un'importanza sulla quale io, come dire, crociate di questa natura non andrebbero fatte, e io richiamerei tutti a un maggiore senso di responsabilità. Detto questo, questa è una delle misure sulle quali il Nuovo Centrodestra ieri ha giustificato, tra l'altro, perché poi c'è anche dell'altro che riguarda la mancata, diciamo così, verifica di maggioranza e quant'altro, ma su questo aspetto del fondo NASCO e del fondo Cresco c'è stata una divisione all'interno della maggioranza, tant'è che c'è una mozione presentata dal Nuovo Centrodestra insieme al Partito Democratico che avremmo dovuto discutere ieri in Consiglio, e poi e si è deciso, come diceva, non che si è andava potuto. Proprio nella direzione di eliminare il vincolo dei 5 anni. Quindi su questo mi conferma c'è comunque trasversale, proprio per la delicatezza. Sì, devo dire purtroppo che i segnali che abbiamo è che stiano arrivando tutta una serie di misure, non solo questa, come diceva Colombini, che tendono a introdurre elementi di discriminazione di questo genere. Cosa ne pensa Fiasconaro? Stessa percezione? E che tipo di azione ha fatto il Movimento 5 Stelle? Beh, allora, o ha intenzione di fare, insomma? C'è stessa percezione, con la specifica che effettivamente noi siamo sempre stati contrari ai fondi NASCO per come sono stati strutturati, nel senso che
Secondo noi la tutela e l'aiuto alle donne in difficoltà e bisognose in questa particolare fase molto delicata della loro vita va fatto indipendentemente dalla volontà o meno espressa di abortire. Quindi che ci sia un che è poi quello che diceva che si diceva prima in chiusura, e cioè che ci sia una, quello però era il buono bebè ed era un'altra roba, che è il fondo, sì, però comunque che ci sia una tutela che vada a coprire comunque tutti, ecco. L'argomento, certo. E in più che ci sia un potenziamento anche delle strutture pubbliche che trattano di questo e che si occupano, i consultori che si occupano di questo. Quindi la nostra posizione è questa. Nello specifico sono d'accordo con quello che dice Rosati, cioè non si può strumentalizzare argomenti così delicati per degli equilibri di maggioranza che evidentemente scricchiolano, comunque non tengono, e infatti il comportamento ieri del nuovo centrodestra è stato secondo me inqualificabile, cioè disertare un consiglio regionale perché non si sono riusciti a mettere d'accordo, se lo dico molto banalmente, ma più o meno... Certo, ma meglio così si capisce, no, perché sennò magari non si capisce. Non si sono messi d'accordo, non riescono a mettersi d'accordo, e su queste questioni, soprattutto sui fondi NASCO, il requisito della residenza dei 5 anni di residenza in Lombardia, e oltre a questo non riescono a mettersi d'accordo sulle poltrone da occupare in giunta e sul rimpasto di giunta, credo che sia, come dire, inqualificabile. Come perché non avete potuto andare avanti a lavorare, detto in breve. Noi siamo andati avanti a lavorare, però senza una parte della quindi maggioranza. Quindi c'è stata un'interruzione. Quindi, evidentemente, cioè, non c'è rispetto per il Consiglio. Quello che il presidente Cattaneo un po' ci rimprovera quando facciamo... Quando andate in giro a fare lo spray, gli spray che abbiamo documentato, certo. Forse insomma, dovrebbe essere più obiettivo anche sui suoi compagni di partito, ecco. Allora, sentiamo Grazia, buonasera, grazie di essere con noi. Grazie a lei Laura, buonasera. Buonasera. Dunque, tornare al Veneto, posso? Certo. Perché secondo me il primo personaggio discutibile e fomentatore è proprio il segretario, è proprio lui. Perché mi è capitato di sentirlo in un raduno. Segretario di che cosa? Segretario della Lega? Della Lega, sì. Sta parlando di Salvini? Matteo Salvini, okay. Sì. Mi è capitato di sentirlo dire: chi ce l'ha con la Lega comincia ad avere paura. Allora, questo personaggio temo che debba essere un po' più abbassare i toni, perché mi ricorda tanto il Bossi prima maniera con i suoi milioni di fucili. Stamattina poi mi è capitato di sentire in un'altra trasmissione sempre Salvini che lamentava che il Parlamento europeo non fa nulla a proposito, cioè non è contro il reato di clandestinità, eccetera. E Salvini deve semplicemente ricordare il livido corrucciato Salvini di essere più presente al Parlamento europeo, visto che percepisce l'autostipendio, e quindi stare un po' più tranquilli, perché non possono fare tutto senza, cioè volere tutto senza fare niente. È tutto molto facile, come i bambini viziati, Regione Lombardia oggi ce l'ha insegnato. Laura, io mi scuso, sono sempre monotematica, però purtroppo... Lei dice quello che pensa, ci mancherebbe. Tutti i giorni combina uno, io non ne sono proprio stufa di vederli, di sentirli. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro. Ecco, non credo, non è una domanda rivolta a voi, per cui andiamo avanti. E un altro caso, un altro tema delicato, in qualche modo ci riporta alla welfare, perché si parla della ludopatia, si parla di una situazione di cui Regione Lombardia in cui Regione Lombardia si è unita, maggioranza, opposizione, Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato tante volte anche qui in studio. Bene, 5 nuove sale slot in città, ma sul regolamento è caos totale, scontro con Regione e Questura a causa dei limiti imposti dalla legge, facilmente aggirabili. Comune con armi spuntate, questo è il sunto di una serie di news che sono apparsi sui giornali. Per cercare di far capire ai nostri ascoltatori che cosa succede, come mai tutti insieme si va verso un qualcosa, qui l'esempio sono le slot machine, prima era il discorso della clandestinità piuttosto che della residenza, e poi succede quel qualcosa che in realtà poi non cambia niente, e questo fa arrabbiare, perché noi abbiamo parlato per settimane di questa cosa. Prego, partiamo un attimo da
Rosati. Beh, noi intanto lo affronteremo anche domani in... Quindi siete sul pezzo su questo? No, non è una battuta, certo. In quarta commissione, che è stata poi peraltro la commissione che ha costruito la proposta di legge che poi è stata votata in consiglio all'unanimità. No, io devo dire che qui c'è un problema molto, molto emblematico che come tale va affrontato, nel senso che noi abbiamo costruito nella legge una serie di requisiti che ci devono essere previa l'autorizzazione all'apertura di nuovi luoghi nei quali o di nuove concessioni per l'installazione di queste slot machine. E però l'autorizzazione viene in questo caso certificata da parte delle questure, e le questure si muovono, diciamo così, sulla base di regolamenti e di leggi che non sono quella di Regione Lombardia, ma sono quelle nazionali. Il problema è quando i requisiti individuati da Regione Lombardia sono così differenti tra di loro, nel senso che i nostri sono molto più restrittivi, bisogna capire perché non c'è assolutamente, lo dico perché da questo punto di vista c'è stata anche una chiara indicazione che è stata data dalle prefetture alle questure rispetto al rilascio di queste autorizzazioni, bisogna capire come questo tema lo si affronta, tant'è che si è deciso ci sarà un incontro tra il presidente di Regione Lombardia insieme all'assessore di riferimento con i prefetti e questori di tutte le province di Regione Lombardia, proprio al fine di capire se si riesce da questo punto di vista a unificare anche perché l'unitarietà che abbiamo raggiunto nasce dal reciproco, il comune, la comune percezione di un problema sociale che sta diventando grandissimo, tant'è che stiamo anche si parla di ludopatia, certo. E quindi si sta parlando anche di quali debbano essere le misure, non solo di deterrenza nei confronti di chi installa le macchinette, ma anche le misure di sostegno alla salute di persone che effettivamente si ammalano di queste stiamo cose. Stiamo parlando di costi in una situazione delicatissima e di persone che si rovinano la vita, rovinano anche le loro famiglie. È veramente una per questo dicevo è incredibile, no? Sì, prego, Fiasconato. Prima si diceva vanno tutti nella stessa direzione. Purtroppo credo che le direzioni non siano le stesse, come diceva Rosati, appunto. Regione Lombardia all'unanimità ha legiferato in una direzione restrittiva. Purtroppo lo Stato non ha fatto altrimenti e quindi oggi ci troviamo in questa situazione in cui ovviamente le questure si attengono a quelle che sono normative statali, e la ragione per cui lo Stato non è stato così restrittivo è evidente, è un fortissimo, ci sono dei fortissimi guadagni su questo, e quindi per forza di cose quando si toccano i soldi non ci sono problemi di salute che tengano, purtroppo. Certo, no, beh, che poi è relativo, si tocca un certo tipo di soldi, perché non è che poi costi meno allo Stato o alla Regione curare, al di là dell'aspetto welfare, dell'aspetto umano, no? Poi sappiamo benissimo quanto il percorso di prevenzione sia poi a bilancio, certo, un guadagno. Allora, pubblicità, ringraziamo anche Andrea Fiasconaro, Movimento 5 Stelle, avete appena sentito la sua voce, pubblicità e poi di nuovo in studio insieme. Pane al pane. Via.it. Ed eccoci di nuovo in diretta, torniamo da dove eravamo partiti, torniamo a parlare di elezioni europee, abbiamo parlato di loghi, di percorsi. Io protagonista. E arriva la nostra Sonia. Quando c'è questo jingle, caro Rosati, sbuca lei. C'è da preoccuparsi. Sì, l'avete, vediamo. A voi l'avrete più spesso vista in regione, no? Certo. Con le sue incursioni, quindi... Certo. Sapete bene. Allora, qualche giorno fa abbiamo confrontato con voi, vi abbiamo proposto quella che era la voce dei cittadini rispetto a queste elezioni europee, come si stavano preparando, quali erano i loro leader preferiti, chi conoscevano e chi non conoscevano. Questa volta invece rispetto alle... Siccome non è andata troppo bene, Laura, con la gente, hai detto andiamo in consiglio regionale. Andiamo in consiglio regionale. Si dovrebbe sapere un po' di più. A cosa serve l'Europarlamento? Chi sono quelli che già ci sono, i candidati,
è un tuo collega, caro Fiasconaro. Andrea Fiasconaro. Fatto una di quelle figuracce bibliche. Bibliche. Senti, vediamolo insieme. Prego, regia. Come sei serio, Fermi? No, avventura. Che è successo? Mi sono perso qualcosa? A cosa serve l'Europarlamento? Se lo sai, se no anche no, perché sei in regione. L'Europarlamento serve a... Tic-tac. Gianpietro Maccabiani, eccolo qua, Movimento 5 Stelle. Ma l'Europarlamento, allora, oggi come oggi, l'Europarlamento, visto che la... Oggi come oggi, perché ieri come ieri? Sì, l'Europarlamento ovviamente è il luogo in cui veramente si decide le sorti di un intero continente. Ora, in realtà conosco di preciso Barroso, giusto? No? chi è? Non lo so. È Barroso? Sì, non è lui. Antonio Panzeri, PD. Poi Panzeri per Barroso non è male. Questo è da mettere più e più e più volte. Pietro Foroni, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. A cosa serve l'Europarlamento? In questo momento serve forse a poco. L'auspicio che serva sempre di più, mio preferito chiaramente Matteo Salvini, che sta lavorando moltissimo, però devo dire che tutti, voglio dire, hanno fatto, chi più chi meno magari, hanno cercato di dare una rappresentanza per il proprio... Gli altri chi sono? Allora, Lara Comi, Carlo Fidanza, questo se non sbaglio la Ronzulli, questo qui l'ex della Panzeri e l'onorevole Patrizia Toia. Insieme a Carolina Toia, buongiorno. Buongiorno. Cosa abbiamo detto la scorsa abbiamo volta? Detto che l'Europarlamento legifera, abbiamo detto che... No, a legiferare, cioè a creare, si auspica un sistema, diciamo, normativo che possa interessare tutti i paesi dell'Unione Europea. Chi è? Antonio Panzeri, PD. Ho già sentito, sì. Questa? No. Si chiama come te? Ah, la Patrizia Toia, è la Patrizia Toia, non l'ho riconosciuta, giuro, la conosco. No, la conosco, lei la conosce. Ma non l'ho riconosciuta, ma scusa, ma che foto è? Massimiliano Romeo, buongiorno. A cosa serve l'Europarlamento? Beh, al momento niente. Al momento niente, speriamo che un domani possa servire. Tipo la provincia. No, la provincia serve a qualcosa, serve di più la provincia di quanto possa servire l'Europarlamento. L'Europarlamento al momento conta poco. Ecco, questa è la voce. Però io non ho capito a cosa serve dopo tutte queste interviste. Mi sa che non l'hanno... Saranno d'aiuto i tuoi ospiti? Saranno d'aiuto i miei ospiti? Beh, interessante. È inserito nello spettacolo di Grillo l'intervento. No, perché è troppo, troppo bello, però bisogna dirlo con grande simpatia. Però non era l'unico, però. Appunto, non era l'unico, bisogna dirlo, non essere sul pezzo. Che ne pensa, Rosati? Allarghiamo le braccia. Beh, non bisogna farlo vedere ai ragazzi, No, non voglio. No, nel senso, giudicare... Non ai ragazzi che devono studiare diritto a scuola, perché sennò facciamo brutta figura. Devo dire che la percezione di una serie di colleghi consiglieri regionali della conoscenza del funzionamento delle istituzioni europee e pari penso a quello dei cittadini comuni, forse un politico certo, che poi uno non riconosca. Già quando si sente dire che legifera il Parlamento Europeo, in realtà il Parlamento Europeo non ha potestà legislativa, infatti non ha maggioranza opposizione, emette delle direttive ai singoli paesi che poi i paesi devono recepire, se non le recepiscono vanno sotto sanzione europea attraverso delle apposite leggi, per cui purtroppo uno dei temi sui quali noi puntiamo è quello che si arrivi a una riforma del Parlamento Europeo dal punto di vista delle sue funzioni al fine di rendere invece la legislazione comune a tutta l'Europa, perché poi quando i singoli paesi con le proprie leggi recepiscono le direttive ci sono delle differenze tra paese e paese, infatti, nel recepimento. Invece abbiamo bisogno di avere delle leggi di carattere comunitario subito cogenti e subito applicative. Vi sono paesi che invece aspettano mesi, se non dire anni, per trasformare le direttive in leggi, fatti reali attraverso quindi delle questo, leggi. Quando si parla di restituire di mettere più politica, un ruolo politico al Parlamento Europeo, è proprio si parla di questo, certo, perché sennò non potrà essere mai un discorso comune. Ma infatti quello che io
volevo dire di questo lavoro che ha fatto la nostra Sonia Bedeschi, e va benissimo che io non riconosco Patrizia Toia, che no, però questo è troppo forte, Panzeri, che cioè bellissimo Panzeri che è Barroso. Vi assicuro che mi ha ispirato davanti proprio nel momento in cui lo stavo chiedendo e non l'hai riconosciuto. Non l'ha riconosciuto. Perché siamo giovani. Però potete nascondervi dietro la vostra gioventù, eh. Allora, sui nomi io dico va bene, ma come si fa? La domanda è questa: cosa si dovevano aspettare i cittadini rispetto a quel ponte che dovrebbe essere territorio, nazione, Europa? Perché se io non so cosa fa il braccio destro e cosa fa il sinistro, o viceversa, difficilmente riesco a coordinare i miei movimenti. Quindi richieste, cioè, che senso ha questa situazione? Una risposta qua, in larga parte l'ha data Rosati adesso, ma se io non so nemmeno cosa fa, in che cosa mi muovo sul territorio, cosa chiedo al mio governo centrale, come voglio che questo si coordini? Se non so che cosa succede, cosa ne pensa di questo percorso? Questo ponte è molte volte interrotto perché tra i paesi inadempienti sul recepimento delle direttive ai primi posti c'è l'Italia. Non a caso se interpretano così le direttive? Ma non a caso noi in Consiglio regionale più di una volta abbiamo con vari atti sollecitato al recepimento di varie direttive su varie questioni ambientali Le carceri discusso oggi ne insegna. E quindi questo, in più, per far vedere che è un po' studiato, oltre alle direttive il Parlamento europeo o la Commissione europea emette dei regolamenti i quali vanno applicati e non recepiti. Questo me l'hanno spiegato, che il recepimento implica una discussione e un approfondimento, invece il regolamento va preso pari pari così com'è e applicato. E questo l'ho imparato sempre in Consiglio regionale su... Dopo che è passata Sonia, per cui si è sparsa la voce? So che hanno informato subito la vostra Silvana Carcano della Cappella. Occhio che c'è in giro la Sonia Bedeschi. Prego, Rosati. Non avete chiamato nessuno del PD perché... E come mai? Perché erano preparati? O erano preparati e rovinavano... Rovinavano il servizio. No, devo dire, al di là della battuta, che cosa si potrebbe fare? No, ho capito il mio discorso. Ad esempio, certo. Non considerare più le politiche europee e comunitarie come politica estera. Cioè, purtroppo, quando noi leggiamo i giornali, si continua a parlare di Europa come se fosse un'altra cosa. Invece sappiamo che ormai l'Europa è entrata in casa nostra a tutti gli effetti, condiziona molte di quelle che sono le scelte che poi i governi sono chiamati a fare, per cui è del tutto evidente che bisognerebbe fare anche questo salto di qualità, anche dal punto di vista della riqualificazione dell'informazione, per rendere i cittadini, anche italiani, più convinti del fatto che prima di tutto sono diventati cittadini europei, piaccia o non piaccia, ormai l'Europa determina. Importante su tutto lo scenario dell'immigrazione, delle cause di ciò extracomunitario. Non sappiamo neanche quali sono gli extracomunitari, non lo diresti mai a uno di Los Angeles che viene agli anni, quello è un extracomunitario, o uno svizzero. No, certo. Allora, dobbiamo chiudere. Ringraziamo Sonia Bedeschi. Grazie a voi. Le interrogazioni continuano, quindi mettete tu dici che ci torni. Secondo me ormai non li becchi più. Fateci sapere le domande che fate. Soprattutto quello. O cambi tema, o se no, qua la vedo dura. Secondo me lì hai fatto una strage. Hai fatto veramente una strage. Grazie ai miei ospiti, Andrea Fiasconaro, Movimento 5 Stelle. Grazie anche a Onorio Rosati. Grazie a voi. PD, grazie. Entrambi consiglieri in Regione Lombardia. Torneremo a parlare con voi ancora di welfare, perché è uno dei temi di sanità che abbiamo toccato stasera, ma che restano davvero importanti, forse quelli insieme al lavoro più vicini alla gente e alle necessità. Grazie, buon lavoro entrambi. Ci fermiamo, le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie anche alla nostra Sonia. Ti aspettiamo quando vuoi e poi di nuovo in diretta. Pane al pane, in diretta.